prima del sciopero abbiamo provato a trattare con l'azienda che magari se riuscivamo a trovare una soluzione senza scioperare la mediazione, solo che dalla parte loro non avevamo nessuna risposta, l'unica risposta che c'era: se vi piace lavorare così, altrimenti cancello, potete andare a casa. E da lì ci siamo iscritti con questo sindacato qua, anche lui ha provato a trattare ma non è riuscito, e ci siamo organizzati per scioperare. Noi pensavamo che col sciopero riuscivamo magari a ottenere qualcosa, solo che dopo una settimana che abbiamo cominciato il sciopero ci siamo accorti che loro hanno disdetto il contratto alla nostra cooperativa, che sempre alla loro cooperativa, perché la cooperativa è del suocero, di sempre un familiare. Li hanno disdetto il contratto e hanno fatto un nuovo contratto con un'altra cooperativa. E adesso da 4 mesi noi ogni mattina ci troviamo a bloccare quegli operai nuovi che devono rientrare a lavorare. Siamo usciti perché oltre allo stipendio che prendevamo una miseria, c'erano anche delle condizioni, come stai vedendo, perché noi trattiamo i rifiuti. E anche rifiuti speciali, perché non solo rifiuti normali di plastica, solo plastica, perché qui arrivano anche roba ospedaliera, arrivano bidoni di acido, tanta roba chimica. E noi non avevamo né dispositivi di sicurezza né niente, noi lavoravamo così a mani nude. Come al 2011 è morto un nostro collega qua dentro, sempre alla colpa era dei dispositivi di sicurezza, perché i passaggi di sicurezza non ce n'erano dentro l'impianto lì. E lui e un altro collega stavano smontando le ruote di un nastro e lì è caduto il nastro addosso e lui è morto lì, perché non aveva neanche scampo, non poteva neanche scappare perché i passaggi di sicurezza non c'erano. Poi in questi 4 mesi qua ci sono state fatte delle trattative, la prima trattativa l'abbiamo fatta in prefettura e siamo arrivati a un preaccordo che era già firmato sia dall'azienda che dalla cooperativa che dalla prefettura. Dopo 2 giorni da quel preaccordo lì, quella cooperativa che aveva firmato il preaccordo, responsabile, il presidente di quella cooperativa, è morto in un incidente che fino adesso non si sa com'è, da quello che sappiamo è morto. E dopo la morte di quello lì, l'azienda si è lavata le mani, anche la prefettura, e nessuno vuole sapere più niente. L'unica cosa che è riuscito a fare lo Stato è proteggere questi qua e mandare ogni mattina i blindati per far lavorare altra gente al posto nostro. Io sono un imprenditore che sono in fianco alla DL. La vedo male per i ragazzi, perché è gente che non vuole saper ragione, gente che non vuole, li ha sfruttati fino adesso e adesso praticamente se li ha buttati in strada senza più niente. Ma com'è possibile che lui può fare tutte queste cose? Questo me lo chiedo anch'io. Questo me lo chiedo anch'io, perché se dovessi farlo io nella mia ditta, il giorno dopo mi arrestano subito. E sta gente invece può fare quello che vuole senza che nessuno dica niente. Abbiamo fatto una colletta all'inizio per i ragazzi, abbiamo dato l'acqua, abbiamo insomma, i fornelli, abbiamo quello che abbiamo potuto fare, ma non solo io, anche l'RSU, gli operai della mia azienda, comunque quello che hanno potuto fare l'hanno fatto, insomma. Non lo so, qua in Italia forse ancora sul problema dell'immigrazione c'è ancora un po' di ignoranza e quindi i ragazzi sono un po' lasciati un po' a se stessi, secondo me. Il tipo della cooperativa si chiama Dario, della cooperativa Sella, che è subentrata. Tutti i giorni loro vengono a piccare noi qua, che i carabinieri, tutti. Stanno trattando noi come schiavi. E perché vengono?
Perché loro non lo so cosa c'è tra loro e i patroni della ditta, non lo so cosa c'è tra loro. Sempre loro sono d'accordo con i patroni, patroni della ditta, vengono a picchiare noi qua sempre, senza motivo. Dovrete filmare anche quella signora, è quello di più cattivo, quella signora. Chi è lei? È lei, la proprietaria della ditta, sì, la proprietaria della sua moglie. È lei che è di più cattiva. Non siamo pagati bene, anche non c'è la sicurezza di lavoro per quello che siamo fuori. E adesso l'imprenditore non vuole sentire, non vuole cambiare la legge, non vuole sentire il nostro protesto, vuole buttare tutti quanti fuori senza niente, quello che resistiamo qua fuori finché che cambia le cose, perché lavoriamo come schiavi che non riesce a avere massimo anche 900, 800 che prendiamo, che non ce la facciamo vivere. E poi ogni volta che siamo qua protestando arriva la carabinieri, le sbirre, piccano per cercare di far entrare le curumeni, che noi resistiamo ancora qui 4 mesi che siamo qua resistendo. E speriamo, che noi crediamo che abbiamo il nostro diritto e vinciamo. Crediamo che vinciamo noi. Vogliamo la dignità. Le schiavi tu devi finire. Ormai gli mancano solo la divisa, se gli danno la divisa, tra un po' gliela danno anche, gli danno anche i manganelli, tanto. Mi raccomando, non alzate le mani. Sediamo? Sì, sediamoci. Aspetta! Aspetta! No! Non alzate le mani! No, vero del prato! Dai! Che merda! Mi hanno presi e ci hanno... Sopra noi loro fanno così, di picare di noi così, veramente. Ci vogliono prendere per sfinimento. Da quello che stiamo vedendo, sono protetti dallo Stato. Questa azienda c'ha tutti i permessi dalla provincia, dalla regione, da tutti, che può trattare solo plastica.
e invece trattano i rifiuti speciali, stanno lavorando in nero, tutto lavora in nero, tutte le condizioni che c'è stato un morto, vari infortuni e non si muove nessuno, non c'è mai stato un controllo. Anzi, quando arrivano i controlli, li avvisano, delle volte ci sono i controlli di LASO, li avvisano due giorni prima e quando arriva il controllo l'impianto è fermo, fermano l'impianto è sempre in manutenzione quando arrivano i controlli. Perciò sono protetti. Siamo noi che non siamo protetti, pensavamo di essere protetti, che la legge era uguale per tutti, ma da quello che abbiamo scoperto è solo una bufala. Per un povero come me non esiste la legge.